Hello guys, io sono Shen e benvenuti su Tavern Manager Simulator Demo Version in compagnia di... Andre. E vediamo un po' cosa bisogna fare. Un nuovo gioco. Perché un nuovo gioco e non un nuovo gioco? Un nuovo gioco. Un po' esplicito. Per favore, aspetta un attimo. Ah, il gioco è educato. Per favore, aspetta un attimo. Vai, fai tu il dialogo sotto. Tu. Finalmente sono arrivato. Apri le porte della taverna. Bloccato. Ho bisogno di guardare dall'altra parte. E non si apre uguale. Sì. Carina questa grafichetta così leggera. Posso entrare qui, ma prima devo rimuovere le assi. Peccato, ci speravo. Il gioco mi ha deluso in questo momento. Pulire. Speravo di prendere quell'ascia e pam pam. Ottimo, sono dentro. Ora devo guardarmi intorno e capire. E come aprire la porta principale? Pulizia della taverna, mantieni pulita la taverna e rimuovi lo sporco in tempo. Alcuni clienti potrebbero essere insoddisfatti e addirittura andarsene. I clienti possono essere rimossi facendo clic per il tasto sinistro. Le macchine possono essere rimosse con uno straccio. Tieni premuto il tasto per pulire il pavimento. Ok, però dove tiro fuori un... Ah, è un cesso. Sembra che una volta qui ci fosse una cucina. Ora è tutto rotto. Va l'acqua. Guarda, è tutta malissimo però. Sono palle. Ok, ho aperto la porta. Bella vista. Beh, c'è dello sporco qui. La prima cosa che devo fare è pulire. E fin qua siamo tutti d'accordo, direi, no? Direi che è assolutamente necessario pulire. Intanto Sani mi ha mandato la foto che si è fatto un toast con Nutella e le fragole sopra. Posso spazzarlo via. Dove trovo la scopa? E ripeto, dove lo trovo queste cose? Avevi detto prima che c'era un tasto da premere? No. Ah, sì! Sì, sì. Tab! Bravissimo. Mocio, a me! Basta biglietto! Nuovo compito, guarda di nuovo intorno nel corridoio. Ma questi grandi mucchi di vecchia spazzatura non possono essere spostati. Forse la taverna avrà qualcosa per spostarli. Trovo qualcosa con cui coprire la spazzatura. Vecchie tovaglie, sembra... Che se ne vanno subito. Sembra che sia la cosa migliore per nascondere la spazzatura. Cioè, noi invece di pulire ci buttiamo uno straccio sopra, fammi capire. Sì. Sì. Letteralmente sì. Sei. Guarda giù. Ok. Adesso non è più così sporco. E ora che io finisco i miei documenti. A questo punto noi siamo completisti. Tu sei completista.
Dovrei aver pulito tutto, praticamente. Mi sembra che sia un 100% questo. Sembra che sia qui il vecchio proprietario. L'ufficio del vecchio proprietario. Lo specchio, un coso, un armadio. Compra Ale. Acquistare risorse. Questo taurigio sembra dato taverna. Ha bisogno di lui per gestire la taverna. Vi fornisce le risorse, acquista mobili e decorazioni. Ordine le risorse necessarie nella sezione risorse. Per aggiungere al carrello, fai clic sul più situato sotto le risorse. Quindi fai clic sul pulsante consegna. No, Erro ha detto hai bisogno di lui. Sì. Allora abbiamo bisogno di Ale. Allora, se ti sei battuto il segno. Quindi cos'è che devo comprare? Ale. Che cavolo è Ale? Allora, sa, uno che si chiama Ale. Posso comprare un'altra birra. Comprare. Cos'è Ale? Ha anche la maiuscola, quindi è proprio un nome. Ho comprato la birra. L. Ma allora per essere ideale, non L. Con la birra. Dopo come... era Ale era la birra. Dopo l'ordine, attendi l'arrivo del carrello con le risorse. Attenta alle risorse facendo clic su di esse con LMB. Life the mouse button. Tutte le risorse vengono automaticamente inserite nella borsa. Porta il sacco delle risorse al magazzino! Le risorse appariranno automaticamente nel posto di lavoro richiesto. Monitorare le risorse e fornire le scorte in tempo. Aspetta che arrivi. Attendi la questione del tuo ordine. Aspettiamo. Perché le farfalle si generano e non sono create dal nulla? Sì, noti. Quanto è durata questa email? No. La consegna è Harry. Raga, sto mangiando. Ah sì, comunque siamo in rec. Ciao YouTube. Siamo in rec. Oh. Metti nel posto giusto, dove me l'hai infilato per lì. Per giocare? È tempo di far conoscere alla gente la nuova taverna. Dobbiamo inventare un nome e fare un bel gesto, un segno. Un gesto, un dito medio. Cos'è il segno? Ma è un gioco singolo? Sì. Ok, l'abbiamo riparata. E si chiama Rosso Pony. No. Metti il drago per Safira. Metti il drago per Christine. A lei mi piace molto. Io sarò la taverna del gnomo armato di ascia. Bellissimo. Direi che va bene. Gnomo ascia. Bellezza. È girato. Sì, ma al contrario. Cioè, L'apertura è che sera dell'osteria. Apri la tua taverna in modo che i clienti possano venire da te. Per fare questo, girare il palo. No. Girare il palo con il cartello. Avvicina del pilastro e premi LMB. Puoi cambiare il segno quando vuoi. Mi ha scritto di nuovo altri, mi fa male. Quindi. Puoi anche chiudere la taverna in qualsiasi momento. Ad esempio, per migliorare gli affari in osteria senza farsi distrarre dai clienti. Comunque, io urlo quando c'è maiuscolo. Sì. Aprire, sì, ma cosa faccio? Lavoro con una birra solo, posso fare una... Forse, sì. Forse mi conviene che ordino un po' di birra, che dici? No, va bene così! Una birra, il prossimo cliente che arriva poi lo devo cacciare via. Poi chiudi. Aspettiamo. Ma adesso giù devi aspettare che arrivi. Oh, per 20 secondi posso aspettare. Cos'è sta porta? Tanto guardiamoli intorno.
Sembra carino. Albero di mele. Me ne hai presa Sammy, una? Sammy, perché fai sti rumorsi? No, non fa niente. Sto mangiando. Ah, il cavallo. Fammi capire. In questa botte c'è una birra, in questa botte ci sono 9 birre. 10. Che hanno fatto lo sconto. Vabbè, apriamo lo gnomo armato d'ascia. Nuovo compito, ritorno al bar. Ci sono. Devi aspettare i clienti, penso. Un boccale di birra. Non sono i clienti. Va che non legge più. Poi clicca sull'area di lavoro LMB per iniziare a creare un ordine. Tieni premuto LMB per riempire la tazza. Rilascia il LMB quando la freccia si trova nell'area gialla o verde. Se rovesci il tuo drink, non dimenticare di ripulirti. Ritira il tuo ordine allo stand cliccando sull'ordine LMB. Che cazzo vuol dire? Il tasto sinistro del mouse ti costa tanto. Tasto sinistro del mouse, vai. Dai un ordine al cliente facendo clic sul tavolo del cliente con il tasto destro del mouse. Sforzati di effettuare ordini di alta qualità per guadagnare mancieo. Sì, ma dai un ordine al cliente, vattene via e dammi i tuoi soldi. Sì, ma non sono i miei clienti. Cioè, perché devo fare della birra se non c'è un cliente? Lo prepari? No, versiamo un boccale di birra. Ma boom! Ma hitto! E sei il tuo primo cliente. Ah, questa è la non c'è nessuno. Oh! Minchia, però, manco quando sono andata alla rito di Coserta ho fatto così tanto strada per entrare. Okay, adesso daremo un nome ad ogni NPC che arriva. Oppure hanno dei nomi. Dammi, perché ho fatto... Ma dove sei sito? Ci sono delle serie? Ah sì, ci sono. Ho capito, un attimo! Lui chi è? Lui chi è? Sarà... Eugenio. Tieni Eugenio. Mi contento. Good! Cosa sento il rumore di qualcuno che mangia? Sono io che mangio. Ah ok, pensavo che fosse il gioco lui che... Ah, nom nom la birra! sono io che sto mangiando. Ecco, c'è scritto quello che c'è nel negozio. Ale! Ah, Ale! It! Devi servire gli ospiti per guadagnare denaro. Devi poi preparare gli ordini necessari in diversi luoghi di lavoro. Non dimenticare di sparecchiare dopo il cliente. Se no non ti dai soldi. Ma what the fuck cosa che... Ah, mi ha pagato questo, bravissimo. Ma quello di prima con un sombrero. Ma non te l'ha detto dove metterli? Infatti, è vero. Ah, ho trovato a caso dove metterli. Ah, metti quello what the fuck. Io, lui secondo me è la faccia da Osvaldo. Osvaldo, sì, per me è un Osvaldo lui. It! Hit! Hit! Vuoi lavorare in bar adesso? Lei è... Tiffany. Ma sopra!
Ma li devi anche lavare. Non è che devo andare a prendere tipo l'acqua qua da qualche parte. Eccola qua. Sistema un gioco molto interattivo. A volte i clienti possono lasciare dello sporco sul tavolo. Sempre. Lo sporco? Non sapevi dove andare a questo. Che cosa? Se i clienti lasciano sempre sporco sul tavolo. Lo sporco nuoce alla pulizia e impedisce al nuovo cliente di sedersi sul tavolo, un po' come succede Real. Clicca sul tavolo e tieni premuto il tasto sinistro. Qua non c'è l'MB, qua c'è proprio il tasto sinistro del mouse per rimuovere la macchina dal tavolo. Ma scusa, oh! Che è successo? Spera che c'è uno lì che vuole bere. Aspetta, non vede che sono occupato. Non lo so. Aspetta. Sto. Questo ho la faccia da Reginald. Da Daniele. Da Daniele? Ma non Daniele, no. Quando lo guardo io gli dico, ma per caso si chiami Daniele? Ma perché con il mojo? Era un po' esagerato, vero? Sì. Okay, per pulire i piatti come devo fare? Oh, cazzo, che interattivo sto gioco. Hit! Com'è che si chiamava questo gioco? E Tavern... qualcosa. Quello non c'ero, ho avuto di memoria. E neanche io. Tavern Restaurant Simulator? Guardate come nel gioco dell'attività. E non si può... No. Secondo te sto gioco c'è un'attività? Acqua. Acqua. Hai bisogno di acqua per lavare i piatti sporchi e preparare i pasti. Per prendere un secchio d'acqua hai bisogno di un pozzo. Acqua sporca. Clicca sulla maniglia del pozzo con il tasto destro del mouse. Girare la maniglia del pozzo per sollevare il secchio. Porta un secchio d'acqua della tua area di lavoro. Avete capito? Sì. Siete sicuri che avete capito? Sì. No. Allora, questa roba quando l'avevo appena fatta. Infatti. Sì. Quindi perché me la sta spiegando tutto quello che ho fatto? Ma perché qualsiasi cosa con cui devi interagire è tasto destro del mouse? Comunque era Tavern Manager Simulator, questa che ho condiviso. Ok. Ma perché qualsiasi cosa con cui devi interagire è col tasto destro del mouse? It! Perché l'hai detto? It! It! Adesso non c'ho più birra. Come va? Più io. Dai, pulire tu, forse non hai capito che qua devi fare tutto tu. Hit! Buongiorno. Nuovo giorno. Perché Ali? Che cazzo è Ali? Ho capito, è la banconota, credo. No, Ali sulle monete d'oro. Aspetta, se mi hai fatto venire in dubbio. Ah, Ali di... Ah, è la valuta, Ale. È la valuta. E allora perché prima dovevi comprare Ale? Non so. Oddio, adesso sono confuso. Ma il tavolo sporco dove? Se non c'era nulla là sopra. Nuovo livello. Aggiungi l'acqua. Attingi l'acqua dal pozzo. Ma l'ho fatto prima, lo rifacciamo. Quindi porta l'acqua dal pozzo. Ma l'ho già fatto prima. Ok, lo facciamo. L'ho fatto prima. Nuovo tutorial. Piatti sporchi. Se finisci gli utensili, non sarai in grado di creare nuovi ordini. Monitora la quantità di piatti puliti e lava periodicamente i piatti sporchi. Tieni
destro del mouse. Sinistro. Sinistro del mouse. Sul piatto per metterlo nell'acqua. Muove il mouse per lavare via lo sporco. Per qualsiasi cosa che fai, ti fa con il tasto sinistro. È sempre tasto sinistro. Tu nel dubbio premi tasto sinistro. Ah, ci vediamo. Ciao, Cassandra. Ciao. Aspetta, io sono quella. Non so, ho dato il primo nome che mi viene in mente. Non mi piace. Aumenta la reputazione. Reputazione. Oh, questa era buona, non è nuova. Servire i clienti per guadagnare reputazione. Hai bisogno di reputazione per sviluppare la tua taverna. Più clienti servi, più famosa diventerà la tua taverna. Prova a creare ordini di qualità adeguata. La qualità degli ordini dell'ordine influisce sul tipo di reputazione che riceverai. Riceverai per un ordine perfetto, ricevi anche una mancia. Ma per un ordine sbagliato, perdi la reputazione della caverna. E la reputazione è tutto. Acquista un nuovo miglioramento della taverna. Posso fare qualcosa che fa il tutorial? Quando raggiunti un nuovo livello di reputazione, puoi migliorare la caverna. Se caverna, hai abbastanza... La caverna? La taverna. Noi siamo in una caverna. Soldi, se tutte le condizioni sono soddisfatte. Se hai abbastanza soldi, tutte le condizioni sono disfatte. I miglioramenti forniscono l'accesso a nuovi contenuti, ad esempio nuovo spazio, un posto di lavoro, ma già ce l'hai, decorazioni, mobili, alcuni miglioramenti possono aumentare la tua produttività. Oh, questo è scritto bene. L'ultima parte era scritta bene. Meno male. Oh, ti sei aperta una porta. Era già aperta. No, Andrea. Sporco. C'è lo sporco un po' dappertutto, vedo. Madonna, ma dove hanno camminato questi? Cazzo. Nel fango. Era un tasso diverso? No, sempre quei tassi di sempre. Chiudi che hai finito tutto. Poi devi andare a mangiare a mezzogiorno. Il tuo personaggio mangia? No. No, no, non venite, no, è chiuso. Non è più nulla, come cosa li sei? Che li fai? Miglioramenti, taverna di livello 2, espansione della taverna, nuovi clienti, nuovi mobili, nuova decorazione. Ciao, ma quella là è ancora là? Risorse. Andiamo altre 10 birre, dopo ci siamo. No, 10 L. 12. E quella fa parte quella lì fa parte... della birra. Ma veramente? Oh, ma che sei? Si è buggato? No. No. Perché? Ok. Ma no, quella birra. È vera? No, no, birra. Ma davvero quello era la nuova parte della taverna, guarda. Sì. Cioè, pensi di un quadratino. È arrivato l'ordine. Finché sono stati Amazon. Già nel 1700 c'era. Oh, un attimo! Hit! E che uomo. Aspetta, c'è il tutto sporco. Vieni. Come la chiameremo quella? Safira. No, è troppo. Questo qua è Safira perché vuole entrare anche quando, il server è chiuso. È entrata. Davvero? Era chiusa la taverna. La riapri? Ho le birre adesso. Allora, cosa fa qua? Esplora la taverna. Wow, c'è molto da esplorare. No, non posso consegnare i nuovi mobili per i clienti qui. Tutorial. Mobilia. Per servire più clienti. Acquista posizioni mobili nella taverna.
I mobili ordinati arriveranno su un carrello come risorsa. I mobili appariranno nel tuo inventario quando li porterai al magazzino. Apri il tuo inventario, tra parentesi usa Taboy perché lo dà sottinteso, e anche se non te l'ha mai detto, e seleziona i mobili che desideri inserire. Inserirvi. Parlo. Posizionarlo in un luogo accessibile ai mobili. Col tempo scoprirai i nuovi tipi di mobili. Aspetta. Ora posso inserire nuovi mobili. È chiuso. Le donne, vedi che le donne non ascoltano mai nella vita. Ascoltano mai le donne. Oh. Quando vogliono andare bene, vogliono andare bene, basta. Un riferimento per molto casuale. Penso sì. Che non la PP. Ho una bella anche per te. Quindi cos'è che potrei comprare? Mobili. Immobilia! Cioè, tu non hai mai comprato i mobili. No, un tavolo semplice per due. È per uno. Sono due sedie, come fa a essere per uno? Ah, io ho visto una sedia, comunque. Zitto! Questi qua sono i giochi che piacerebbero ad Aiden. Chi è Aiden? E i soldi? Oh, i soldi! Questo non me l'ho fallato. Nit! Ma che è? Minchia, so... Ma... Ah, ok, non era la se... Ma che sta succedendo? Dab! Quindi bisogna essere anche Word nel posizionare correttamente le cose per avere tutto lo spazio necessario per aumentare. Perché qua non te le fa mettere? Perché là non te le faceva mettere? Oh. Che palle, comunque. Però... raga, mi tocca andare dopo. Dopo cena andrò via. Abbassa tutto. Arredamento. Donald! Puoi decorare l'arredamento. La taverna. Pareti, pavimenti, tavoli. Ordina le decorazioni nella sezione speciale al tavolo di gestione della taverna. Apri il tuo inventario, usa Taboy e seleziona l'arredamento che desideri inserire. Inserirvi, non ce la fai a dire inserirvi. Non ce la fai. Nuovi scenari che si apriranno man mano che avanzi nel gioco. Beh, però ragazzi, direi che come apertura della New Armata Dash possiamo fermarci qua, che dite? No! Cos'è preservazione? Sono 5 minuti. No, va bene così. Cos'è preservazione? Non lo so. Clicca! No, non succede una cosa. Aspetta, vediamo cosa abbiamo sbloccato. Guarda, ricevi decorazioni. Giusto che darci un'occhiata. Wow! Un cacco. Aspetta, metti prima il cacco. Cacco. No, adesso è così di principio, metto il cactus prima. Quindi parere sul gioco? Molto carino. Da 1 a 10, secondo me, 7. Sì, io do un 7. È molto chill come gioco. Tanto che arriva, riempiendo l'acqua. Almeno mentre fai le consegne, almeno hai qualcosa da fare nel frattempo, mentre aspetti. Sì, ma era una taccatina, qualcosa. No. Vale sul cactus, dove dovrei metterlo? Giusto. Sul tavolo? Là! Per il tavolo, così tu mangi col tavolo. No, mettilo poi in mezzo, così non si possono guardare. In mezzo. Aumenta il cactus, aumenta la reputazione. Quello 100 cactus, andiamo là. Comunque dicevo, per qua passiamo preservazione. Salvato. Ah, preservazione. Perché preservi lo e salva. Preservazione. Non ho capito. Vabbè. Preservare, quindi salvare, in quel senso, preservazione. In quel senso lì, vabbè. Ok, comunque, ragazzi, ringraziamo
per la visione, anche i nostri ospiti per questo fantastico gioco. Grazie, è ancora una versione demo, però secondo me questo gioco poteva diventare qualcosa di molto divertente da giocare. Soprattutto se anche si vedo magari un multiplayer, ci starebbe secondo me. Grazie a voi. Comunque qui da Shed è tutto, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.